stata uccisa con lo zainetto. Tu sei una cretina. No. Prima cosa. È stata uccisa con lo zainetto. Tu sei una cretina. No. Prima cosa. È stata uccisa con lo zainetto. Tu sei una cretina. No. Prima cosa. È stata uccisa con lo zainetto. Tu sei una cretina. No. Prima cosa. Lui ha chiesto innanzitutto di essere interrogato. Nel momento in cui ha chiesto di essere interrogato, ha chiesto naturalmente di essere interrogato soltanto dal dottor Pompeo Carriere e non dagli inquirenti e dagli avvocati, poiché non gli è stata consentita in questa forma, a quel punto ha ritenuto più opportuno rendere delle dichiarazioni spontanee. Avvocato, ma è vero che ha detto che sarebbe stata la ex consulente Bruzzone a mimargli il gesto che avrebbe dovuto far vedere? Sì, non so come siano trapelate tutte queste informazioni. Sì, è vero, ha reso delle dichiarazioni molto precise e dettagliate, anche su queste circostanze. Attenzione, le dichiarazioni spontanee sono spontanee. Io devo difendere Michele Misseri dinanzi a 3 capi di accusa. Non deve rispondere dell'azione omicidiaria, perché sicuramente lo sapete tutti quanti, è stata archiviata questa posizione. Quindi, naturalmente, lui ha reso delle dichiarazioni spontanee, ha raccontato come sono andati i fatti, poi per il resto io continuerò a difenderlo su quelli che sono i suoi capi d'accusa. Di cui lui però si autoincolpa. Su tutti e 3 i capi d'accusa? Sulla soppressione del cadavere quantomeno. E vabbè, vedremo quale sarà poi la mia logica difensiva anche su questo capo di accusa. Michele, come pensi che la gente ti possa credere dopo tutte queste versioni? Non è detto che mi vogliono credere, perché nessuno mi crede. Senti, che cosa hai detto in un'ora ai magistrati? Ho detto quello che dovevo dire. Che cosa? Michele, aspetta, lascialo rispondere. Ci dici che cosa hai detto per un'ora? Per un'ora, questo dovevo dire un'ora, è la verità. Qual è la verità? Vigliacco? Dammi. Sabrina, che effetto le ha fatto sentire quello che ha detto? Scusami, no. Io ce l'avevo di spalla, non lo so che effetto mi ha. Ma hai sentito quando ti ha detto Vigliacco? Sì, ho sentito. Cosa hai provato? Cosa hai provato, Michele? Malissimo, certamente hai ragione. Perché? Perché è innocente. Lei è innocente, invece lei continua a dire sono colpevole. Sì. Ma le prove dove stanno? Ma le prove, c'è perché c'hanno le prove di mia figlia pure, o di mia moglie. Dove stanno le prove? Cioè lei dice non hanno le prove di nessuno, quindi sono io il colpevole. No, ma che quello è. Però Michele, lei ha parlato dei compressori, lei ha parlato della corda, ma i RIS non hanno trovato nessuna traccia. Ma nemmeno i miei hanno trovato sulla corda, quindi la corda è volata sola. Possa credere dopo tutte queste versioni? Non è detto che mi vogliono credere, perché nessuno mi crede. Senti, che cosa hai detto in un'ora ai magistrati? Ho detto quello che dovevo dire. Che cosa? Michele, aspetta, lascialo rispondere. Ci dici che cosa hai detto per un'ora? Per un'ora, cosa dovevo dire un'ora? È la verità. Qual è la verità? Sabrina, che effetto le ha fatto sentire quello che ha detto e io ce l'avevo di spalla, non lo so che effetto mi ha fatto. Ma hai sentito quando ti ha detto Vigliacco? Sì, ho sentito quando ha detto Vigliacco. Cosa hai provato, Michele? Malissimo, certamente ha ragione. Perché è innocente? Lei è innocente, invece lei continua a dire sono colpevole. Sì. Ma le prove dove stanno? Ma le prove, c'è perché c'hanno le prove di mia figlia pure, o di mia moglie. Dove stanno le prove? Cioè lei dice non hanno le prove di nessuno, quindi sono nessuno. Io il colpevole. No, ma che quello è? Però può riassumere. Lei ha parlato della corda, ma i RIS non hanno trovato nessuna traccia. Ma nemmeno i miei hanno trovato sulla corda, quindi la corda è volata sola. Michele, scusa, una settimana fa mi hai detto che forse è stata uccisa con lo zainetto. Tu sei una cretina, prima cosa. Perché Michele? Perché non mi hai capito quando ho detto. Io ho detto la cintura forse è capitata fra la corda e il collo della ragazza. Tu hai detto che sei stata strangolata con la cintura delle zaine. Ma tu l'hai detto, io ho mandato le tue. Va. Signor Misteri, ci può riassumere? Michele, come pensi che la gente ti possa credere dopo tutte queste versioni? Non è detto che mi vogliono credere, perché nessuno mi crede. Senti, che cosa hai detto in un'ora ai magistrati? Ho detto quello che dovevo dire. Che cosa? Michele, aspetta, lascialo rispondere. Ci dici che cosa hai detto per un'ora? Per un'ora, cosa dovevo dire un'ora? È la verità. E qual è la verità? La verità. Sabrina, che effetto le ha fatto sentire quello che ha detto Vigliacco? Io ce l'avevo di spalla, non lo so che effetto mi ha. Ma hai sentito quando ti ha detto Vigliacco? Sì, ho sentito. Cosa hai provato, Michele? Malissimo,
Certamente ha ragione. Perché? Perché è innocente. Lei è innocente, invece lei io continua a dire sono colpevole. Sì. Ma le prove dove stanno? Ma le prove c'è, perché c'hanno le prove di mia figlia pure, o di mia moglie. Dove stanno le prove? Cioè lei dice non hanno le prove di nessuno, quindi sono nessuno. Colpevole. No, ma che quello è. Però Michele, lei ha parlato dei compressori, lei ha parlato della corda, ma i RIS non hanno trovato nessuna traccia. Ma nemmeno i miei hanno trovato sulla corda, quindi la corda è volata sola. Michele, scusa, una settimana fa mi hai detto che forse è stata uccisa con lo zainetto. Tu sei una cretina, no. Prima cosa. E perché Michele? Perché... Non mi hai capito quando ho detto, io ho detto la cintura forse è capitata fra la corda e il collo della ragazza. Tu hai detto che sei stata strangolata con la cintura. No, del tu l'hai detto, io ho mandato le tue parole, Michele. Signor Mistero, ci puoi... Ma alla fine com'è morta Sara, Michele? Com'è morta Sara? Per favore, non voglio parlare più. Michele, lei non può... Aspetta. Non c'è. Francesco. Avvocato, ma è vero che ha detto che sarebbe stata la ex consulente Bruzzone a mimargli il gesto che avrebbe dovuto far vedere? Sì, io non so come siano trapelate ma tutte queste informazioni. Sì, è vero, ha reso delle dichiarazioni molto precise e dettagliate, anche su queste circostanze. No, io la mia strategia non la condivido con voi, non vi dispiacete, e comunque sicuramente non è quella. Però avvocato, mi perdoni, lui è un reo confesso quantomeno della soppressione del cadavere. Non sarebbe a questo punto normale chiedere un rito abbreviato, per esempio? Ci sono state delle scelte della mia difesa e abbiamo optato per andare a processo. Io devo difendere Michele Misteri dinanzi a 3 capi di accusa. Non deve rispondere dell'azione omicidiaria, perché sicuramente lo sapete tutti quanti, è stata archiviata questa posizione. Quindi, naturalmente, lui ha reso delle dichiarazioni spontanee, ha raccontato come sono andati i fatti, poi per il resto io continuerò a difenderlo su quelli che sono i suoi capi d'accusa. Di cui lui però si autoincolpa? Su tutti e 3 i capi d'accusa. Sulla soppressione del cadavere quantomeno? E vabbè, vedremo quale sarà poi la mia logica difensiva anche su questo capo di accusa. Valuteremo.